tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda l'abbigliamento. Ho fatto un ordine sul sito di Shein perché sinceramente io non volevo assolutamente acquistare niente perché veramente sono pienissima, ma per colpa di due persone ho rischiato ovviamente di fare questo ordine perché veramente hanno intaccato sul mio cervello questa cosa di acquistare da questo sito e quindi io vi devo dire proprio che la colpa è loro, non è mia. Vi giuro, io non volevo assolutamente. La colpa è stata di mia sorella Loredana e di Giulia Pulcini. Loro mi hanno trafitto nel cervello l'acquisto di Shein e quindi io l'ho dovuto, proprio forzata al massimo, ho dovuto fare quest'ordine. Ma se fosse stato per me non l'avrei fatto. Assolutamente. Quindi la colpa è di loro. Mia sorella la trovate su Instagram e vi scriverò il nome qui. E a Giulia Pulcini la trovate su Instagram, su YouTube, dappertutto. Fa dei video haul pazzeschi. E sinceramente mi ha istigato tantissimo nell'acquisto. Avevo un po' la voce di mia sorella, tipo compra, compra, compra. Invece Giulia mi ha detto: Stefania, ascoltami, acquista. E quindi, ragazze, sapete, io ho un terrore pazzesco per queste cose. Ho dovuto comprare delle cose. Va bene, dopo aver scherzato abbastanza, vi faccio vedere quello che ho acquistato dal sito Shein. Ho acquistato quindi con i miei piccioli perché nessuno mi ha regalato niente. Io, se succederà in futuro, state ben sicuri che ve lo dirò al 100% perché io non mi devo nascondere da nessuno. La prima cosa che ho, diciamo, preso è stata una felpa perché a me piacciono tantissimo le felpe, non so se si nota. Piacciono tantissimo le felpe e soprattutto mi piacciono proprio quelle felpe effetto proprio peluscioso, di quelle belle imbottite e tutto, ma avevo paura che o non mi stavano o il prodotto, diciamo, non era buono e tutto. Invece veramente sono rimasta a bocca aperta perché di tutto quello che vi faccio vedere mi è piaciuto tutto. Quindi vi ho anche spoilerato il video haul. Allora, la prima cosa che vi dico è che i pacchetti sono arrivati qua dentro, in queste buste, e poi dentro quest'altre buste, che adesso vi faccio vedere, perché le ho messe tutte qua i sacchetti, con queste buste che si aprono e si chiudono ermeticamente. Vedete tutte le buste qua dentro perché io ho lavato tutte le cose, perché le ho provate, andavano bene, quindi le ho lavate. Perché sinceramente alcune cose facevano un brutto odore, non mi piaceva molto l'odore, quindi l'unica cosa, diciamo, brutta era l'odore che c'era. Però le cose mi sono arrivate intatte, mi è arrivato il maglioncino che vi faccio vedere singolarmente, tutto il resto tutti insieme. La prima cosa che vi faccio vedere è questa felpa. È una felpa semplicissima, l'unica cosa è che è molto felpata all'interno, c'ha il pile. Di questo ho preso la doppia XL, poi vi metterò tutto sotto. Ed è una felpa semplicissima, così bordeaux e bianca. A me piace perché io la indosso sotto le tute, perché per andare da mia mamma mi metto la tuta di sotto e poi questo tipo di felpa abbastanza pesante di sopra. Devo dire che mi sono trovata benissimo, io l'ho provata e mi sta perfetta, ma ovviamente poi la vedrete indossata perché vi farò, questo è un try on haul, quindi li vedrete indossati. Questo io, tutto quello che vedete io l'ho lavati a mano. Sinceramente ho lavato tutto a mano perché avevo paura che questa, diciamo, il colore si distribuiva, questo bordeaux si distribuiva in tutta la parte bianca. E quindi l'ho lavato a mano al contrario, quindi alla parte rovescio. E devo dire che non si è macchiata per niente. L'ho lavato ovviamente con l'acqua fredda, le ho messo un po' di detersivo e poi l'ho rilavata con l'ammorbidente. Io di solito faccio così quando acquisto delle cose per non mettere nella lavatrice, li faccio così normalmente. È bellissima, è abbastanza ampia come felpa, quindi è molto molto larga e mi piace tantissimo. Visto qua
questa sinceramente mi piaceva molto, ma volevo una felpa che posso utilizzarla con i jeans e posso utilizzarla anche uscendo, tipo andando all'Auchan o andando da qualche parte, perché è una felpa molto particolare e non dico che è elegante perché è una cosa sportiva, però mi piaceva proprio l'effetto che fa sui jeans. Poi ovviamente la vedete indossata e capirete. Ed è questa qui. Questa è una felpa leggera a confronto a quella, però non proprio leggera leggera, proprio tipo quell'effetto peluscioso qua dentro, e mi strapiace tantissimo. Ovviamente fa un odore pazzesco perché l'ho lavata, e ha tutto questo arcobaleno qua davanti con la manica, con lo stesso disegno, diciamo, di arcobaleno. Le maniche sono, per me che sono alto 1,74 m, sono buone sinceramente. E la felpa è ottima, non ho trovato nessun difetto, l'ho lavata anche questa a mano e sinceramente mi strapiace. Una cosa che ho acquistato, e questo qui mi serve per quanto utilizzo i vestitini, sono questi pantaloncini. Li vedrete così, tipo sembrano grandi, ma sono tipo una specie di culotte, nel senso, cioè non un culotte, perché culotte sono quelli sgambati, no, sono proprio dei pantaloncini che io utilizzerò sotto ai vestitini. Il vestitino che ho indossato, poi vi metterò la foto, io l'ho indossato con niente di sotto. E avevo paura che col vento, con tipo che so, una manata, si sollevava il vestito. Ovviamente, avendo anche una certa età, non un fisico, diciamo, no, nel senso, io siccome mi vergogno, ho sempre quella paura che si sollevava. Sinceramente, non vivo bene vestita in quel modo e automaticamente volevo in assoluto un paio di pantaloncini aderenti. Questi stanno un po' larghi, ma non mi andava di mandare indietro soltanto un pezzo perché io avevo preso la XL e forse mi faceva più comodo prendere la L. Comunque, il prossimo, diciamo, ordine che faccio prenderò la misura più piccola, così li utilizzerò. E niente, sono così semplicissimi, normali, per utilizzarli sotto, al di sotto di altri indumenti, come diciamo i vestitini, che essendo ampi nella parte di sotto rischiate di rimanere col culo di fuori. Proprio per dirvela pulita pulita. Un'altra cosa, no, non riesco a vedermi con i capelli dietro. Un'altra cosa, che questa è quella che faceva diciamo più puzza, e quindi l'ho lavata due volte, è questo maglioncino qua. È bellissimo. Questo è un maglioncino di quelli corti, non tipo crop top, però è leggermente più corto, quindi mi arriva sopra i jeans. Io lo metterò con lupetto, con una maglietta lunga, e quindi mi starà benissimo. Ed è di questo rosa cipria, rosa antico, è il rosa antico che io adoro in assoluto. Ed è bellissimo, ed è fatto così. La particolarità è nelle maniche, perché ha tutte queste cianciane. Queste, diciamo, targhettine qui sulla manica, ed è fatta così. Invece l'altra manica è fatta in modo diverso, che all'inizio mi sembrava che era un difetto, invece poi ho guardato la foto ed era uguale. E l'altra manica è così, con questa rete qua al centro, con tutte queste, diciamo, sfere qua. E poi ha la manica normale, finisce col polsino semplice ed è bellissima. Indossata è molto molto bella. Questa con i jeans è al bacio. E quindi mi sono trovata bene anche con questa. Ovviamente vi metterò, come vi ho detto, le misure anche sotto. Andiamo per quanto riguarda gli ultimi tre prodotti, e ho preso una blusa, che è questa, e
E questa io la voglio abbinare ai pantaloni marroncino, diciamo, bruciato di H&M. Se avete visto il video di H&M sapete di cosa parlo. Quei pantaloni sono fantastici, veramente fantastici. E volevo qualcosa al di sotto. Io l'avevo utilizzato con una camicia nera, semplicissima, ma volevo un abbinamento proprio che ci stava a pennello e quindi ho preso questa. Perché ha i riportini così, tipo con l'arancione bruciato e ci sta benissimo. È una blusa semplice con il colletto, ha l'apertura a V qui e poi ha le maniche abbastanza lunghe, ma arrivano normali. Cioè io credevo che fosse più lunga, invece no, e arrivano normali. E questa è una XL. Ed è semplicissima anche nella parte dietro, è molto molto semplice ed è abbastanza lunga, la potete utilizzare sia di dentro che di fuori i pantaloni. Io ovviamente avendo i pantaloni diciamo in pelle, quindi con la forma e tutto, preferisco di fuori. Un'altra maglietta che vista così può piacere e può non piacere è questa, cioè è sempre una blusa, non sono magliette, sono delle bluse, quindi tra una camicia e una maglietta, ed è questa. Questa mi piace molto, specialmente con i pantaloni blu. Io ho acquistato queste cose proprio perché volevo fare degli abbinamenti per quanto riguarda alcune cose che già posseggo. E quindi ho preso questa blusa che mi piace tantissimo perché ha questo dettaglio tutto tipo plessettato qui per quanto riguarda diciamo il décolleté. E poi è semplicissima, è un tessuto abbastanza morbido e poi finisce con la ricciatura qui sulla manica. Allora, mi piace tantissimo, mi piace sia il colore che il fatto di questi diciamo gocce dorate ed è abbastanza lunga sia avanti che dietro. Ed è molto semplice e hai questo bottoncino qui nella parte dietro. Faccio vedere l'ultima e chiudo perché ho visto che si sta per finire la batteria. Vi faccio vedere quest'altra blusa che è bianca, una blusa semplicissima, bianca, abbastanza lunga. La particolarità sta nelle maniche, perché ha la finitura a palloncino. Mi piace tantissimo. E anche il fiocco che poi ovviamente vedrete, abbinato perché ha un fiocco qui al centro ed è molto molto bella, mi piace tantissimo. Io l'ho stirata, ma già si è stropicciata e già questa cosa mi fa innervosire perché ho passato il tempo a stirarle. E niente, poi vi farò ovviamente il try on haul, quindi li vedrete indossate. Comunque mi strapiace anche questa. Questa tra tutte le tre, diciamo, magliettine, le bluse, è quella che veste più larga. Questa delle tre veste molto più larga. Ditemi cosa ne pensate, se vi piacciono o non vi piacciono i miei acquisti. Io ringrazio ovviamente sia Giulia che mia sorella per avermi fatto fare questo acquisto perché veramente sono ottimi prodotti, mi ci sono trovata bene, non ho trovato nessun difetto, solamente ottimi, ottimi prodotti a prezzi molto molto bassi. Ovviamente sotto vi metterò sia il prodotto che vi ho fatto vedere, sia la misura, per farvi anche capire la mia misura, e sia il prezzo. Che dirvi di più? Io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!